Una domenica pomeriggio, in un paesino vicino alla città di Chattanooga, un gruppo si riunisce per una vendita di borse. Rappresentiamo Peace of Thread, un'iniziativa locale sotto l'ombrello dell'ANFA, che è l'Associazione per l'Amicizia Ventisti Musulmani. Abbiamo organizzato una vendita di borse a casa di qualcuno che ci ha ospitati. La padrona di casa ha invitato delle amiche che frequentano la chiesa e noi abbiamo organizzato e mostrato loro le borse. Abbiamo una bella varietà, non ci sono due borse simili, ce ne siamo assicurati. Ogni persona che le compra avrà qualcosa di unico e qualcosa che sarà suo. Dentro ognuna delle borse abbiamo un'etichetta che parla del rifugiato che ha cucito quella borsa e qualcosina dell'ANFA. Chiediamo a ogni donna che compra di pregare per quel rifugiato. Alla fine della vendita, Mona aiuta Darlene a mettere a posto le borse rimaste. Mona, che è arrivata come rifugiata 11 anni fa, oggi è nella direzione dell'ANFA ed è stilista per Peace of Third Chattanooga. Vendiamo molte borse e Dio ci benedice con tutte le persone che vengono. Attendiamo con gioia la prossima volta. Il prossimo incontro saremo in un'altra casa. Forse il mese prossimo sarà a casa mia. Durante l'estate l'ANFA tiene una scuola estiva per bambini rifugiati musulmani che li aiuta a integrarsi negli Stati Uniti. Allo stesso tempo abbiamo iniziato lezioni di cucito per le donne ed è così che abbiamo iniziato Peace of Thread per insegnare a cucire borse e non solo. Ora le donne possono guadagnare qualcosa con le borse che hanno realizzato. È lunedì e le donne di Peace of Thread Chattanooga si stanno radunando per la loro lezione settimanale di cucito. La lezione di cucito avviene in diverse sale della chiesa, anche se sperano un giorno di avere un posto più permanente. Nema inizia la giornata con una testimonianza veloce. Le donne parlano della loro settimana. Darlene parla del successo dell'iniziativa di domenica pomeriggio, fa qualche annuncio e dopo una breve preghiera cominciano con un nuovo progetto. Parte dell'esperienza è imparare a cucire, certo, ma non solo. È anche lo stare insieme e conoscersi, ascoltare quali siano i bisogni, le esperienze, dare la possibilità di condividerle con noi come responsabili, ma anche le une con le altre, perché tante di queste donne prima non si conoscevano. Quindi ora hanno sorelle che possono chiamare per rispondere a delle domande e condividere gli alti e bassi della vita. Randa era un'infermiera in Sudan prima che venisse negli Stati Uniti come rifugiata. A breve inizierà a studiare per diventare medico assistente. Questa attività mi ha aiutato a organizzare il mio tempo. Piace anche ai miei bambini. Quando hanno visto che avevo preso la macchina per cucire, hanno commentato: «Oh mamma, non dobbiamo buttare i nostri vestiti rovinati, ce li puoi cucire!» Organizzo il mio tempo per cucire, insegnare ai miei figli e pulire la casa. All'inizio non mi piaceva cucire, ma ora mi piace molto. Cucivo nel mio paese e qui mi hanno aggiunto al gruppo dell'ANFA come stilista. Sono venuta come rifugiata e ora è il mio turno di aiutare i rifugiati. Aiutarli con quello di cui hanno bisogno, quello che desiderano fare, soprattutto le donne. Il progetto è una grossa benedizione per me personalmente. Possiamo svolgerlo perché abbiamo ricevuto dei talenti. È vero che posso fare trappunto e costumi, ma non mi dà la stessa gioia che ho nel fare i progetti di cucito con queste donne. Loro sono entusiaste di apprendere nuove capacità, di avere qualcosa da fare nel tempo libero e per l'opportunità di guadagnare qualcosa. Un paio di queste donne non ha mai avuto fondi personali. Amo vedere queste donne felici, vederli creare qualcosa, interagire. Siamo una comunità e condividiamo.
Questo è tutto per Dio. Per favore, pregate per le relazioni che si formano attraverso questa iniziativa. Grazie per il vostro sostegno alla missione.